Buonasera. Buonasera, iniziamo questa seduta di Consiglio Comunale straordinario e urgente del 25 gennaio 2023, 18:35. Prego, segretario, procediamo con l'appello. Giuliano Gabriele, Auricchio Girolamo, Comunale Daniela, Rasi Paola, Giuliano Giuseppe, Urti Erika, Brenca Vito, D'Angelo Franco, Diano Rosario, Galardo Ma oh, scusate. Mauro Lorenza, Capuano Giuseppe, Matteis Giuseppe, Brenca Mariana. La seduta è valida. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, letture ed approvazioni verbali. Seduta del 30/11/2022. Prego, segretario. Verbali sono i seguenti. Numero 47, letture ed approvazione verbali sedute il 18 ottobre 2022. Numero 48, assestamento generale di bilancio per esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Numero 49, articolo 20, decreto legislativo 175-2016, ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2021. Numero 50, adeguamento strada intercomunale Filitto Castel San Lorenzo Roccadaspide, approvazione accordo di programma, approvazione progetto definitivo e piano particellare di esproprio, delega poteri espropriativi. Numero 51, regolamento comunale del Pascolo, approvazione. Numero 52, distretto diffuso del commercio, denominata Expo Sele, approvazione schema di accordo. Numero 53, accettazione di donazione di immobile in agro di Roccadaspide al foglio 29, particelle 74 e 75, da effettuare a favore del comune di Roccadaspide da parte dei Germani Arvonio. Numero 54, interrogazione a risposta orale e suggestione, pagine ufficiali Facebook e Instagram, Città di Roccadaspide. Numero 55, affidamento cani randagi, provvedimenti. Numero 56, forum dei giovani di Roccadaspide, provvedimenti. Numero 57, toponomastica, intitolazione di spazi comunali ai sindaci della città, provvedimenti. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità con l'astensione degli assenti, perché era assente la consigliere Urti, se non sbaglio. Secondo punto, annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultante da singole incariche affidate agli agenti della riscossione dall'1/1/2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicabile. Non applicazione misura di stralcio ex articolo 1,229 legge 29 dicembre 2022 numero 197. Relazione il vice sindaco. La legge 197-2022 disciplina la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro sui crediti iscritti al ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune, limitatamente alle quote accessorie, sanzioni e interessi. Tale legge prevede due opzioni: la cancellazione automatica degli interessi e sanzioni e la possibilità di non applicare da parte del Consiglio Comunale l'annullamento parziale. Infatti l'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che i comuni possono esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzione e di interesse, adottando entro il 31 gennaio 2023 apposita deliberazione consiliare. L'amministrazione comunale, con la proposta in discussione,
propone di avvalersi dell'articolo 1,229 della legge di bilancio 2023, esercitando la facoltà di non applicare l'annullamento parziale, limitatamente alle esenzioni e interessi dei carichi fino a 1.000 euro iscritti al ruolo dal 2005 al 2015. Fermo restando che il debitore può ottenere i medesimi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare attraverso l'adesione alla definizione agevolata. Conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate. Interventi? Si chiede l'approvazione. Ecco, consigliere Capuano. No, volevo soltanto quantificare un poco queste cose qui, a quando sarebbero questi debiti dal 2005 in poi di importo inferiore a 1.000 euro e nell'ipotesi che nessuno poi accetti, cioè scelga dei debitori, scelga di chiedere praticamente lo stralcio, di la rottamazione, insomma. Quanto sarebbe la somma poi che eventualmente il Comune andrebbe a perdere? In più, tra gli schemi qui del bilancio, tra le somme che il Comune dovrebbe avere come residuo, io leggo una cifra che equivale a 516.315,10. Quindi va bene, abbiamo capito che i debiti tra il 2005 e il 2000 e adesso possono essere, diciamo, gestiti quelli inferiori a 1.000 euro in questo modo, ma per tutti gli altri il Comune, per recuperare questi 516.000 euro, come intende muoverci, cioè cosa sta facendo per recuperare queste somme? Perché questa delibera mi sembra di capire interessi un qualcosa di veramente marginale, insomma, ecco. Altri interventi, poi ci sono altri interventi. Prego, vice sindaco. Allora, volevo precisare che tutto ciò che non viene incassato viene trasmesso all'agenzia per procedere agli incassi, quindi oggi c'è questa facoltà fino a 1.000 euro per questo periodo 2000-2015. Chi vuole evitare di pagare gli interessi sovrattasse e cose varie può chiedere al Comune e paga solo il capitale, cioè solo questa è la, quindi non comporta niente, altrimenti la procedura va avanti fino a, se non vanno la domanda di aderire a questa, non vanno la domanda di aderire a questa possibilità, pagheranno interessi, capitale pagheranno tutti, invece se fanno la domanda pagheranno solo il capitale, diciamo, senza interessi, senza niente. Quindi la quantificazione è stata fatta? Ma io penso che va intorno ai 200.000 euro. Cioè 200.000 euro il totale di coloro che vanno dal 2000 al 2015. Al 2015. Interessi e sanzioni, chiaramente. In generale sono 516.000. Ma questi non penso che siano solo quelli inferiori a 1.000 euro, questi 516.000 euro. No, sono no. 200.000 euro inferiore, che rientra nella quota di 1.000 euro. Quindi poi dovremmo calcolare sanzioni, eccetera, che su 200.000 euro, insomma. Va benissimo. Vanno a parte. Ok, d'accordo. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 4. Quindi la proposta viene approvata. Terzo punto
Ordine del giorno, approvazione della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e dei servizi inerenti al nudo dei pagamenti SPC dall'1/7/2023 al 31/12/2027, relazione del vice sindaco. Il servizio di tesoreria è offerto dall'operatore economico Banca di Credito Cooperativo di Capaccio, è scaduto il 31/12/2022. Con determina dirigenziale è stato prorogato al 36/2023. Dato atto che si rende necessario procedere a un nuovo affidamento del servizio per la durata dal 1 luglio 2023 al 31/12/2027, lo vogliamo fare per 4 anni, proprio per evitare il ripetersi di affidamento. Quindi l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilito nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettano i principi della concorrenza. Pertanto si propone di deliberare, di approvare, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 luglio 2023 al 31/12/2027, in allegato alla presente deliberazione, di demandare al responsabile dell'area economica finanziaria tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio stesso. Quindi si chiede l'approvazione. Interventi. Prego, Capuano. Allora, questo servizio aveva scadenza il 31/12/2022, quindi si sapeva già, era una cosa in scadenza e programmata. Volevo sapere quali sono le motivazioni, perché queste cose non le abbiamo fatte prima, in modo da non dover ricorrere a procedure di proroga, sapendo già che c'era la scadenza, cioè la motivazione per cui invece di rinnovarlo si rinvia di 6 mesi. Non potevamo incominciare prima ed evitare la proroga? Cioè, quali sono le motivazioni? La prima, carenza di personale. Noi tenevamo un dirigente che era per 3 giorni la settimana, quindi le incombenze sono tante. C'è stato questo ritardo che non ha comportato nessun danno per l'amministrazione. Poi, se il responsabile vuole riferire maggiormente su questo ritardo, non ha. Quindi questa la prendiamo chiaramente per buona. Sì, sì, questa effettivamente è la motivazione, ma diciamo la legge ci dà la possibilità di fare la proroga tecnica, quindi non abbiamo comportato, sì, nessun. Non è una questione di vedere come mai è stata, cioè che sia una cosa contro legge, assolutamente non è quello il discorso. È che se un qualcosa è a scadenza, noi lo vediamo ad esempio anche nei piani di zona, delle volte ci sono delle scadenze e poi ci sono le proroghe. Allora è diciamo un modus operandi o è qualcosa che è un fatto può capitare in questo caso, perché per carenza di tempo si vede questa cosa qua? Ok, grazie. Quindi, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Di unanimità la proposta. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, quindi come votazione precedente. Voglio precisare solo che al punto 2 dell'ordine del giorno non abbiamo votato l'immediata eseguibilità, però la proposta conteneva già l'immediata eseguibilità, quindi si intende approvata con anche immediatamente eseguibile. Passiamo al quarto punto. Campi di Padol, delibera di giunta comunale numero 231 del 10/10/2022, mozione. Argomento iscritto a richiesta del gruppo consigliare direzione futura, in relazione al capogruppo, consigliere Mauro, prego. Sì, prendiamo un attimo, si sta. Buonasera. Allora, stasera parliamo di sport e in particolare della delibera di giunta comunale numero 231
del 10 ottobre 2022, che tra l'altro a noi è stata inviata a dicembre, sotto Natale, quindi più di due mesi dopo. Comunque, con questa delibera i componenti della giunta presenti, che erano il vice sindaco, l'assessora comunale e l'assessore Giuliano, che tra l'altro ha la delega allo sport, quindi poi saremo curiosi di sentire il suo parere al riguardo. Comunque i componenti della giunta hanno approvato all'unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzare ben quattro campi da padel. Ora, dalla delibera leggiamo testualmente che il progetto prevede principalmente la realizzazione di quegli interventi necessari alla realizzazione dei campi di padel e servizi accessori. Il tutto andrebbe a coprire un terreno di 9.400 metri quadri, tra l'altro da espropriare perché non sono attualmente di proprietà del comune, ma sono del signor Mucciolo Francesco, come risulta dalla stessa delibera. Ma continuiamo a leggere la delibera. Da essa si evince che il costo totale per la realizzazione di questo progetto, denominato appunto realizzazione campi padel, è di circa 1 milione di euro, precisamente 970.821,65. Non solo, sempre sulla delibera si legge che, e cito testualmente, è intenzione dell'amministrazione comunale di Rocca d'Aspide finanziare l'intervento con prestito a carico del bilancio comunale da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, in altre parole, noi stiamo andando a contrarre un mutuo da circa 1 milione di euro a carico nostro, cioè di noi cittadini. La domanda ora è perché? Cioè, perché dobbiamo indebitarci con un mutuo di circa 1 milione di euro per realizzare quattro campi da padel? La questione, secondo noi, riguarda due aspetti. Il primo è che, data l'utenza territoriale, potrebbe risultare eccessivo realizzare quattro campi da padel. Il secondo aspetto invece da tenere in considerazione, sempre secondo noi appunto, riguarda altre due delibere di giunta. La prima delibera a cui faccio riferimento è la numero 153 del 7 settembre 2020, che riguarda sempre lavori relativi all'impianto sportivo Principe Filomarino. Se andiamo a leggerla, vediamo che anche in questo progetto risulta un campo da padel, più dei lavori relativi al campo di calcio a 11. L'importo totale del lavoro in questo caso era sempre circa di 1 milione di euro, per la precisione 998.600 euro. Ma, e a questo punto c'è un grosso ma, di questo 1.700.000 euro erano da ricoprire tramite finanziamento del CONI con il bando sport e periferie del 2020, quindi il comune avrebbe messo a bilancio comunale soltanto la restante parte. Cosa succede però? Succede che esce la graduatoria del bando del CONI e Rocca d'Aspide non risulta ammessa, e per questo motivo, contestando il punteggio associato, l'ILENTE decide di ricorrere al TAR, nominando e pagando dei legali per un totale di circa 8.500 euro. Quindi poi il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri decreta l'ammissione con riserva del comune di Rocca d'Aspide per il finanziamento di 700.000 euro per il bando sport e periferie del 2020 e fissa l'udienza di merito per la prosecuzione del giudizio al 7 marzo di quest'anno, cioè 7 marzo 2023. La seconda delibera di giunta a cui invece mi riferisco è la 142 del 20 giugno del 2022. E riguarda di nuovo il completamento, adeguamento, eliminazione e barriere architettoniche impianto sportivo comunale Principe Filomarino, dove leggiamo di nuovo nel progetto che vi è un campo da padel, lavori sempre relativi al campo di calcio a 11 e insomma altri lavori, stavolta per un totale di circa 535.000 euro, di cui 450.000 euro circa da richiedere come finanziamento al CONI e la restante parte, parliamo di circa 85.000 euro, da mettere a bilancio del Comune. Questo con il nuovo bando CONI Sport e Periferie 2022. Quindi la questione è: avendo in sospeso un ricorso al TAR con un'udienza fissata per il prossimo 7 marzo, cioè parliamo di poco meno di due mesi, e avendo in sospeso anche il secondo bando del CONI perché non è uscita ancora la graduatoria, almeno così a noi risulta,
entrambi che riguardano appunto dei lavori relativi all'impianto sportivo, agli impianti sportivi, tra cui la realizzazione di un campo da padel. Noi ci chiediamo perché abbiamo questa necessità di indebitarci di circa 1 milione di euro per realizzare 4 campi da padel? Perché non aspettiamo i risultati, diciamo, dell'applicazione a questi bandi del CONI? Quindi, diciamo, per concludere, considerando che c'è una sentenza in corso, che ancora deve uscire la graduatoria del bando 2022 del CONI, che quest'anno il Comune ha già acceso diversi mutui sostanziosi, che ci sono diversi comuni non molto lontani dal nostro che hanno una densità abitativa maggiore della nostra e che hanno al massimo 2 campi da padel, non 4, per cui 4 campi effettivamente potrebbero risultare eccessivi, la nostra proposta è quella di impegnare la Giunta a ritirare ed annullare la delibera di Giunta Comunale numero 231 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto la realizzazione campi padel. Grazie. Prego, Vice Sindaco. Allora, con la deliberazione di Giunta di cui alla mozione, la Giunta ha approvato semplicemente un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Detta approvazione è indispensabile ad avviare sia l'iter per le procedure espropriative nei confronti dei soggetti intestatari dei beni immobili, sia la procedura per il cambio di destinazione d'uso, destinazione urbanistica della parte dell'area oggetto dell'intervento ai fini preordinati all'esproprio della pubblica utilità. A questa procedura farà seguito da parte dell'ufficio tecnico la comunicazione al proprietario dell'immobile per l'avvio delle procedure di esproprio. La spesa, come ha riferito il consigliere Mauro, è di 970.000 euro per la realizzazione di questi famosi 4 campi di padel. Ma io volevo precisare, visto che è stato citato un precedente progetto che prevedeva i campi di padel di cui ha ricorso pendente, anzi ricorso che favorevole a noi, il campo di padel era previsto all'ingresso dove attualmente viene utilizzato come parcheggio quell'area. Quindi noi abbiamo rivalutato il progetto pensando di fare una cosa buona, lasciare libero a parcheggio l'area appena si entra, si arriva al campo sportivo, e di procedere all'esproprio e trasferire il tutto nell'area che andremo a espropriare. Per fare questo abbiamo dovuto approvare un nuovo progetto prevedendo l'esproprio, altrimenti il campo di padel lo andremo a fare dove attualmente c'è il parcheggio, poi semmai qualcuno si viene a lamentare che non c'è più l'area di parcheggio. Quindi, detto questo, a seguito di questa iniziativa, di questa delibera, ribadisco che è un progetto di fattibilità, dovrà essere predisposto il progetto definitivo, munito dei pareri richiesti, il tutto dovrà essere approvato poi dal Consiglio Comunale. Dopodiché si dovrà approvare il progetto esecutivo. In merito poi all'intenzione dell'amministrazione comunale di finanziare l'intervento con prestito, cassa, deposito e prestiti, non c'è nulla di definito, in quanto nella delibera si parla di intenzione, non si parla di assumere. L'assunzione si fa in Consiglio Comunale. In quanto dicevo che se a seguito dei nuovi bandi PNRR ministeriali o regionali sarà valutato attentamente a quale fonte di finanziamento attingere. Fermo restando che l'ufficio tecnico sta predisponendo altri progetti di adeguamento e di realizzazione di strutture sportive riguardanti le nostre contrade, tenendo presente che per ogni bando spesse volte è possibile candidare una sola opera. Quindi sarà a cura dell'amministrazione attingere ai vari finanziamenti, non ultimo con la Cassa Depositi e Prestiti. In conclusione, in merito alla mozione presentata alla minoranza di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale
ad annullare la delibera giunta comunale 231 del 10/10/2022, la giunta comunale o il consiglio hanno la facoltà solo di revocare un proprio atto deliberativo, ma non di annullare lo stesso. L'annullamento è riservato al TAR e al Consiglio di Stato. Ritengo che la richiesta della minoranza di annullare la delibera numero 231 del 2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica indispensabile ad avviare l'iter per le procedure espropriative nei confronti dei soggetti interessati di beni immobili, sia la procedura per il cambio di destinazione urbanistica della parte oggetto dell'intervento ai fini preordinati all'esproprio per pubblica utilità, per il semplice motivo che i quattro campi di Patel potrebbero essere eccessivi, riferisce la minoranza. E noi non abbiamo mai copiato altri comuni, non siamo disponibili a copiare. Se riteniamo che ne vogliamo fare quattro, è una scelta politica dell'amministrazione, e quindi si va avanti. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, chiedo il rigetto della mozione in discussione. Altri interventi? De Matteis, prego. Prima di arrivare un po' alla questione nuovamente, perché la consigliera Mauro in realtà ha fatto anche altre riflessioni. Il microfono, per favore. Sì, la consigliera Mauro ha fatto anche altre. No, è acceso, si sente, Alzo. Così? Va bene? Dicevo, al di là che la consigliera Mauro ha fatto anche altre riflessioni in merito, su cui converrebbe anche ritornare, e al di là della questione dell'annullamento della delibera, perché non mi sembra in realtà consona la risposta sul solo il TAR può annullare, noi abbiamo dato un indirizzo, e l'indirizzo voi lo potete prendere, come giustamente potete anche non prenderlo. Però voglio ritornare, ripeto, prima di discutere sulla questione, vorrei ritornare sull'osservazione che il vice sindaco ha fatto. Cioè, ha detto che nella zona del parcheggio è preferibile non mettere il padel. Quindi espropriamo il terreno per mettere i padel lì. Ora mi domando, al di là che questo ragionamento potrebbe essere giusto e anche condivisibile, mi chiedo, noi però abbiamo fatto e abbiamo chiesto quel finanziamento. Non solo, avete anche in maniera, a mio avviso, corretta, non sempre lo fate in maniera corretta, ma in quel caso l'avete fatto in maniera corretta, fatto ricorso al TAR, perché avete giustamente, e lo sottolineo, valutato che c'era un palese errore dietro quella situazione. Ok, abbiamo investito, come ha detto la consigliera Mauro, 8.500 euro di TAR con due determine di pagamento. Abbiamo il TAR della Regione Lazio, ha riconosciuto l'errore, il CONI ha preso in considerazione naturalmente il ricorso del TAR e ha detto guardate che ci sarà la sentenza tra pochi mesi. Ora, al di là, ripeto, che la premessa del vice sindaco potrebbe essere corretta, che succede in caso noi vinciamo quel bando? O meglio, faremo quattro campi sopra e poi un campo sotto? Perché da quello che mi risulta, se si vince il finanziamento non si può modificare, ma bisogna prenderlo interamente per buono, altrimenti quel finanziamento si perde. Ora, premesso questo, perché il ragionamento di base era, non andava fatto così, chiesto così quel finanziamento all'epoca. Perché all'epoca allora non avete riflettuto che il parcheggio si annullava mettendo un campo di padel? E lo stiamo riflettendo a distanza di più di 2 anni, perché la prima delibera che ha letto la consigliera Amaro è del 2020. Perché l'avete anche ribadito nel 2022? Quindi sostanzialmente quello che voglio dire, io non voglio scendere nella polemica della situazione, ma voglio dirvi, se per caso quei soldi, mettiamo il caso che quei soldi non sono i soldi dei cittadini, perché l'intenzione di una cosa significa comunque prenderla in considerazione, e solo il fatto di prenderla in considerazione significa che comunque noi potremmo investire 1 milione di euro dei soldi dei cittadini per fare 4 campi di padel. Immaginiamo che anziché spendere i soldi dei cittadini fossimo noi stessi ad investire 1 milione di euro per fare 4 campi di padel. Per fare questo dovremmo fare un business plan,
cioè valutare realmente se fare 4 campi di padel è un investimento giusto. Io mi faccio una domanda, ma la faccio con una certa onestà intellettuale: ma veramente voi vi pensate che tutti i giorni noi abbiamo una densità di giovani che vanno a giocare lì e che impiegano 4 campi di padel? Ma ve lo chiedo in maniera molto tranquilla, cioè se voi pensate questo, ben venga. 4 campi di padel, tutti i giorni noi riusciamo a riempirli con persone che vanno a giocare. Ecco perché l'invito nostro, al di là poi della contestazione che c'è stata fatta, che la mozione non si può fare, che questo non si può fare, va tutto bene. Ma veramente voi pensate di riempire 4 campi di padel al giorno? Se lo pensate, ben venga, io me lo auguro. Io me lo auguro che ciò possa succedere. Però ripeto, che succede se poi vinciamo il finanziamento? Ne facciamo un altro da sotto, facciamo 5 campi da padel? Io mi rivolgo anche agli altri consiglieri, non solo le solite voci, io mi rivolgo pure agli altri consiglieri che rappresentate anche le contrade. Ma veramente 1 milione di euro serve in questo momento per fare 4 campi di padel? Con tante altre necessità che ci sono in questo momento, con tanti altri problemi che le contrade hanno in questo momento. Visto che parliamo di un mutuo, di un'ipotesi di mutuo, ma l'ipotesi, fin tanto non vera scusa, è quella. Io ho capito che voi giocate sulla parola intenzione, l'abbiamo letta anche noi questa cosa, ma qui noi veniamo a parlare di cose serie, non di intenzioni di cose. Noi stiamo chiedendo, io mi rivolgo agli altri, ma veramente siete convinti? No, perché se siete convinti voi, ben venga. Voi, io non rappresento forse la contrada, forse io i problemi delle contrade li vedo diversamente, per cui è probabile che io non li vivo quotidianamente. Ma io immagino che 1 milione di euro, visto che abbiamo investito 8.500 euro di tarre e abbiamo anche vinto, attendiamo questi 2 mesi, attendiamo che arrivino questi risultati e poi valutiamo che fare. Ma veramente, ma io ve lo dico in maniera veramente con tono basso e pacato, veramente ritenete giusto che questa delibera sia portata avanti? Attendiamo la data del Ministero, eccolo qua, la data del Ministero, l'udienza è fissata il 7 marzo, cioè significa aspettare 1 mese e mezzo. Non possiamo attendere 1 mese e mezzo prima di prendere delle decisioni di fare altri 4 campi di padel, quando uno, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, potrebbe essere più che sufficiente e dare comunque una visibilità importante già di per sé al nostro Paese. E attenzione, quel finanziamento lì prevede, è un finanziamento richiesto serio, perché sistemerà il campo di calcio a 11. Se poi, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista, noi perdiamo quel finanziamento e allora utilizziamo, dal mio punto di vista, quel progetto stesso, perché occorre sistemare il campo di calcio, occorre investire i soldi per sistemare il campo da calcio che è in pessime condizioni, l'assessore dello sport lo sa meglio di me. Cioè, utilizziamo, nel caso perdiamo quel finanziamento, questo investimento giusto di un mutuo, però per risolvere anche i problemi che ci sono, perché se il finanziamento non lo vinciamo, comunque il problema al campo di calcio resta. Quindi utilizziamo questi soldi che giustamente volete investire per lo sport, finalmente, lo sottolineo, finalmente utilizziamolo per fare delle cose più urgenti. Cioè, non penso che in questo momento la priorità, la necessità sul 1 milione di euro sia realizzare 4 campi di padel. Prego, sindaco. Volevo solo fare una precisazione: se il progetto approvato nel 2020, il delegato allo sport era il consigliere De Matteo, non lo sa, non se lo ricordo. Detto questo, forse no, non mi interrompete, no, non interrompo mai nessuno. Facciamolo. Non interrompo mai nessuno. Forse non sono stato chiaro nell'esporre il fatto. Nulla vieta il progetto approvato nel 2020. Se il TAR ci darà ragione, mi auguro che ci darà ragione, saremo costretti, se non avremo la disponibilità del nuovo terreno, a fare il campo di padel dove attualmente il parcheggio. Quindi ci troveremo che non avremo la possibilità di spostarlo. L'ho detto prima, questa procedura serve a procedere all'esproprio del terreno e a fare la variante urbanistica, che quando arriverà il decreto di finanziamento noi avremo la possibilità di prendere il progetto e di chiedere che da dove è attualmente previsto di spostarlo in quel nuovo suolo.
Se noi non avremo quella disponibilità, il campo lo dobbiamo fare e perderemo il parcheggio. Quindi quando si parla progetto, tutti i progetti possono essere variati e vengono variati in corso d'opera e prima del finanziamento, prima dell'appalto. Quindi mi meraviglio di questo cavillare questa sera su questa procedura. Noi abbiamo approvato solo un progetto di fattibilità tecnica ai fini dell'esproprio. Abbiamo dovuto mettere la dicitura del eventuale finanziamento, ma l'esproprio lo copriremo con fondi comunali. Però senza quel terreno saremo costretti a fare delle opere che dopo saremo criticati da tutte, perché non c'è più il parcheggio dove parcheggiare le macchine. Quindi il ricorso al TAR è stata una cosa positiva. Quindi mi fermo qua, sindaco, prego, e chiedo scusa. Consigliere Capuano vuole intervenire. No, voglio solo rispondere, io ho detto in realtà tutt'altro. Però posso dire, non si può rispondere. Cioè, non possiamo negare, uno fa l'intervento, poi dopo replica. Se alla replica non c'è piacere, non è che se potete dire, non ho detto questo. Non rispondo, non rispondo. Io penso che sia il caso che possano intervenire tutti, se no ci troviamo sempre col solito problema. Uno dice una cosa, un altro contesto. Ah, ma io non intendevo dire così, ma interessa poco. No, lo sto dicendo al presidente, sto rivolgendomi al presidente. Sto rivolgendomi, no, lei può parlare quanto vuole, però se dice delle cose che servono alla discussione, ma se poi ci deve dire che io non volevo dire questo e fa l'interpretazione autentica del suo pensiero, delle sue parole, semplicemente perché un altro consigliere ha replicato in maniera contraria a quello che lei ha detto o in maniera tale che non piace quello che il consigliere replicante ha detto, e noi dobbiamo sorbirci sistematicamente l'interpretazione autentica, perché non intendevo dire questo. Credo. Giusto, si era preparato il consigliere Capuano. Consigliere, prego. Chiudiamo la discussione, sindaco e consigliere. Io ho chiesto pure di intervenire, sto attendendo pazientemente. Prego, consigliere Capuano, lei si era preparato prima. No, allora, siccome è stato chiesto un progetto, un finanziamento per un progetto, speriamo tutti che questo progetto, dopo il ricorso vinto al TAR, arrivi questo finanziamento, e il finanziamento è legato a quel progetto. Lei è anche un tecnico, forse mi può nel momento che variamo il progetto può essere che quel finanziamento non vada bene, cioè noi abbiamo avuto quel finanziamento, quindi il rischio qual è? Che almeno la minoranza, no, perché noi leggiamo una delibera, e sulla delibera c'è scritto che si vogliono fare 4 campi da pato, poi ce n'è un altro in ipotesi e sono 5 campi da pato. Siccome nel campo da padel ci giocano 4 persone per volta, va bene, 5 campi da padel sono 20 persone che giocano ogni ora, per un minimo di 6 ore sono 120 persone che al giorno a Rocca si dedicheranno al padel. Questa è la previsione. Mi sembra che siano poco esagerato in un paese dove, se facciamo un'indagine, 9 persone su 10 non sanno manco che è il padel, nemmeno questo. Allora io posso capire che magari si scrive una cosa perché se ne vuole fare un'altra, però chi legge la delibera legge che è intenzione della giunta fare lì 4 campi da padel su un terreno da espropriare, va bene, e si spendono circa 1 milione di euro a debito dei cittadini. Questo è quello che c'è scritto. Poi che uno dice sì, è scritto quello, però noi volevamo fare, pensiamo, eccetera. Noi abbiamo letto questa delibera, che tutti la possono leggere, tutti la possono interpretare. Ora io mi chiedo proprio questo, insomma, ma perché fare queste cose? Perché fare 4 campi da padel? Ci sembra una cosa esagerata rispetto a quelli che siamo e all'amore. Noi abbiamo
Io vorrei sentire pure l'assessore allo sport, veramente. Lei pensa che ogni giorno a Rocca ci siano 120 persone che giocheranno a padel? No, mi faccia sapere, perché lei è l'assessore al ramo, quindi vogliamo capire un po' se c'è tutta questa utenza, benissimo, oppure attireremo i turisti dall'estero, benissimo, eccetera. Però se poi non ci dovessero essere e in questi campi da padel non ci va nessuno, a noi ci sembra che spendere circa 1 milione di euro sia un po' uno spreco. Questo è solo quello che vogliamo dire. No. Deve venire prima tu. Vai. Prego, consigliere Giuliano. Assessore Giuliano, prego. Buonasera. Allora, io penso che il vice sindaco, ripetiamo sempre le stesse cose, abbia spiegato benissimo che questo è un progetto di fattibilità e penso che sia stato molto chiaro. Ma io dico una cosa, ma questi ragazzi gli vogliamo far fare lo sport? Non li vogliamo far fare, ci facciamo fare niente. No, io voglio dire soltanto questo, io so che a Agropoli ci sono due campi di padel, tantissimi vanno da Rocca ad Agropoli per giocare il padel, lo so, forse non è uno sport conosciuto, ma io penso che adesso dobbiamo cominciare a conoscerlo, perché anche le persone che vengono in estate a Rocca d'Aspide vogliono giocare anche a padel, ci vogliono divertire, qualcosa di nuovo lo vogliono anche fare. Quindi io penso che, e poi voglio dire che dal punto di vista sportivo a Rocca d'Aspide siamo molto vivi, abbiamo due scuole calcio, abbiamo la pallacanestro, la pallavolo. Io penso che andare a integrare questo sia una situazione molto positiva. Poi non lo so, io la vedo così. Come? Tutte politiche, ovvio. Dobbiamo andare a Agropoli pure per fare sport. Ci vogliono 5 campi. Cioè, no, lei no. Dice che è una buona cosa fare 5 campi da palla. Cioè, questo volevamo sapere solo il parere dell'assessore allo sport. Abbiamo capito. Lei dice che sono necessari. Ma non stiamo parlando, consigliere Capuano, però non stiamo parlando di 5 campi. Io sto parlando in generale. Io non li vedo 5 campi ancora. Io vedo l'odore di un solo campo attualmente. Qualora dovessimo avere ragione, al TAR. E quindi è in odore quel finanziamento e quindi possiamo un solo campo, certo. Altri 4 devono seguire altri 2 livelli di progettazione. Ma attualmente se dovessimo essere finanziati o dovessimo avere ragione dal TAR, è ovvio che quello studio di fattibilità a livello definitivo sarà cambiato, non saranno più 4 ma diventeranno 3, che unito a quello già finanziato saranno sempre 4. Non vedo attualmente parlare, è un po' diciamo contraddittorio parlare di 5 campi di padel, quindi si è prenotato il sì. Poi voglio replicare anche il consigliere De Matteis quando ha parlato delle zone rurali, giustamente ha detto che anche le zone rurali esistono e confermo che le zone rurali alla parità di Rocca Centro sono interessate, come ha detto il vice sindaco, di progettazioni identiche e non solo, perché nelle zone rurali non è necessario solo lo sport ma forse qualcos'altro e le progettazioni ci sono, sono messe in campo e come ha detto il vice sindaco purtroppo quando si apre poi la linea di finanziamento sullo stesso finanziamento il più delle volte si può candidare un solo finanziamento, quindi candidiamo Rocca, Doglie, Carretiello, Tempalta, Fonte o Serra, quindi è ovvio che purtroppo in questi casi si deve ricorrere anche al finanziamento in Cassa Depositi e Prestiti che poi valuteremo quale è più importante diciamo da un punto di vista dello sport, quindi individueremo sempre qui in Consiglio Comunale perché l'assunzione del debito con la Cassa Depositi e Prestiti lo delibera il Consiglio Comunale. Quindi il sindaco, sì, prego sindaco. Sì, grazie presidente. Io molto sinteticamente volevo dire 2 cose semplicissime e in maniera molto serena. C'è una necessità di spiegare, mi dispiace, ma insomma non,
non vorrei nemmeno tanto attardarmi a spiegare alcune cose, perché c'è un principio di carattere generale che un'amministrazione programma, progetta e dopodiché viene valutata sulle cose che fa. Programma in ragione di alcuni sentimenti, caro, io non lo so che devo fare, mi piaceva. Ma onestamente, programma, dicevo, sulla base di una serie di linee di indirizzo che immagina, e in questo caso le linee di indirizzo che hanno mosso la nostra azione sono quelle di una implementazione molto forte sul piano sportivo a tutti i livelli e su tutto il territorio, perché il tema dello sport con l'assessore, ma insomma con tutta l'amministrazione, è un tema che sta molto molto a cuore. E io dissento su alcune cose, per esempio che i campi da padel non li conoscono, insomma non li conosce nessuno, i tempi cambiano, i campi da padel sono qualcosa che va verso i giovani, va in una dimensione completamente nuova anche delle discipline sportive, diventano un attrattore anche turistico in estate, in inverno, c'è una diversificazione anche delle attività che vengono svolte e che vengono sviluppate, quindi c'è una offerta che si offre ai nostri ragazzi, ma non solo ai nostri ragazzi, tutto un circondario, che crediamo sia utile, proficua, necessaria. Allora, prendo atto, ad esempio, di una cosa, perché noi sullo sport abbiamo programmato e progettato tanto. Voglio ricordare al consigliere Mauro che non ci sono solo due livelli di progettazione su due linee di finanziamento, una delle quali abbiamo avuto l'ammissione con riserva al TAR, e apro e chiudo parentesi, vorrei ricordare che fino a qualche tempo fa qualcuno ci criticava perché andavamo al TAR e che facevamo le guerre. Questo stesso consiglio siamo stati criticati perché avevamo fatto ricorso al TAR, speso soldi, no? E lo facciamo, abbiamo spiegato perché c'erano ragioni di giustizia. Quindi noi abbiamo progettato lì, abbiamo progettato col secondo finanziamento, abbiamo progettato anche con una terza linea sull'impianto sportivo di Rocca d'Aspide e non solo, che è quello della rigenerazione urbana, l'assessore se lo ricorderà, il presidente, siamo stati anche a fare un sopralluogo dove anche da un punto di vista tecnico il migliore sviluppo di tutto quello che è il centro sportivo di Rocca d'Aspide, perché le nostre intenzioni c'è di portare quel centro adesso un centro di riferimento a livello regionale, siamo ambiziosi, lo so, ma insomma noi ragioniamo così. E lo abbiamo fatto anche lì, 2,5 milioni. Purtroppo non siamo stati messi a finanziamento, ma siamo in una graduatoria anche lì. Che cosa voglio dire? Che tutte queste azioni che noi sviluppiamo sul piano della programmazione prima e della progettazione dopo, hanno una finalità e una ricaduta. Io sono certo che ci possa essere, come diceva l'assessore allo sport, gente che ci vada, ne siamo convinti, perché vogliamo investire su questo, sui giovani, sulla possibilità di aggregazione. Non crediamo, contrariamente a quello che rappresentate voi, che non ci vada nessuno. Crediamo, al contrario, può essere un grande attrattore e una grande possibilità di offerta di discipline sportive e formativa per i ragazzi, ulteriore rispetto a tutto quello che abbiamo fatto sempre come progettazione dentro il primo e dentro la rigenerazione urbana sull'impianto sportivo, sull'impianto di pubblica illuminazione, sulla pista di atletica, su tutta una serie di altre attività disciplinari che stanno in quei progetti. Allora, voi criticate le intenzioni, noi lavoriamo per fare questo. Poi l'amministrazione e l'azione amministrativa è fatta di tante cose, di tanti passaggi, di tanti ingranaggi, di tanti tasselli, che vanno assemblati, vanno messi a sistema dopo, bisogna creare le condizioni prima per poter fare determinati interventi migliorativi dopo, rivedendolo attraverso probabilmente anche una capacità di distribuzione tecnica per diversa rispetto a quella che è stata immaginata, ma in una logica di implementazione migliorativa.
per fare questo c'è bisogno anche di poter fare determinati atti, di assumere determinati atti. Io vorrei che ci giudicaste sulla base intanto di quello che si spende, che quando si fa un ragionamento un po' demagogico, un po' populista, un po' anche, voglio dire, sempliciotto, se mi consentite, di dire ai cittadini un milione di euro, non sono stati spesi, non sono stati impegnati, ci sono ancora, vi è stato spiegato, due livelli di progettazione. È un atto propedeutico per fare determinate altre cose, che si interseca col primo progetto, si interseca con il secondo, si interseca con quello della rigenerazione urbana, perché c'è un'idea di azione su questo tema che noi stiamo sviluppando e che vuole avere come obiettivo finale quello che vi ho detto prima, e cioè quello di rendere quel centro un centro di eccellenza multidisciplinare per tutta la provincia e direi per la regione Campania. Stiamo ragionando, abbiamo avuto anche un ulteriore finanziamento all'interno di una misura sul palazzetto dello sport, sempre con la regione, stiamo ragionando con IFEL per tutta una serie di altre cose, cioè stiamo facendo tutta una serie di cose che vanno nel senso di attenzionare e di dare ai nostri giovani opportunità che non abbiamo avuto. Oggi, anzi sono certo che oggi proprio ho sentito l'avvocato e anche qualche referente in ministero, sembrerebbe proprio che quel primo progetto ci verrà finanziato, ma andremo a rivisitare attraverso un'operazione, il presidente che è anche un tecnico mi dirà, di variante tecnica per diversa distribuzione, e andremo a rivedere, ma per poter fare un progetto peraltro datato 4-5 anni fa, ma per poter fare questo bisogna avere una visione e precostituire determinate cose. Invece sì, mi ha spiegato, quell'area che è oggetto di esproprio all'interno di questa delibera è stata individuata, è fondamentale per fare questa operazione di ampliamento, per farci la pista, per farci il campo da bocce, per farci il salto in alto, cioè abbiamo necessità di avere una distribuzione che poi ovviamente sarà oggetto di una sistemazione tecnica che passa attraverso quella area necessariamente. Allora, perché oggi voi volete fossilizzarvi sull'intenzione, sulla cosa revocata? Lasciateci lavorare. Tra l'altro, lo dico con tutta franchezza, valutateci per quello che faremo alla fine. Abbiamo tracciato qui, in questo Consiglio, le linee di indirizzo politico e programmatico. Abbiamo detto, vogliamo fare determinate cose. Avete dato il vostro voto, avete dato il vostro consenso, ci avete dato, tra virgolette, una fiducia. Fateci lavorare, stiamo lavorando. Non è che venite a sindacare. E guardate, lo dico, quello che fuori da questo argomento tecnico voi fate di social, non voglio proprio parlare, mi sono promesso, non ne parlerò. TikTok, internet, Facebook, insomma, è una dimensione vostra, tenetevela, godetevela, però fate lavorare a noi che siamo impegnati in un'azione di governo e amministrativa. Abbiamo le sensibilità, abbiamo i tecnici, abbiamo la programmazione, abbiamo la progettazione, abbiamo individuato i linee di finanziamento. Fateci una critica, se ce la volete fare, a cose fatte, a impegno di spesa eseguito. Non prima. Oggi noi stiamo costruendo un lavoro che vi ho detto ha un obiettivo preciso e per perseguire quell'obiettivo stiamo facendo tutta una serie di cose, lo facciamo in grandissima sinergia come amministrazione comunale. Poi a voi può piacere o non può piacere, è un problema vostro, però lasciate lavorare noi e lasciateci soprattutto incrociare il consenso di tanti giovani che ci dicono questo e di tante associazioni che ci chiedono questo. E di tante altre che si stanno costruendo sul territorio, anche nelle contrade dove stiamo andando in maniera capillare e stiamo facendo un'operazione, per esempio, e a breve la pubblicizzeremo su altre attività, diciamo così, sportive, su Carretiello, su circuiti che riguardano tutto il territorio che stiamo immaginando, cioè stiamo facendo una serie di cose che sono le cose che fa un'amministrazione seria, che lavora dalla mattina alla sera. Quando noi approviamo 3 mesi di ritardo che niente produce, perché è un fatto proprio normale, neutro, mi sentirei di dire, un atto amministrativo, è perché ci sono 1000 cose da fare, facciamo 1000 cose
tutti i santi giorni, buttando il sangue, correndo a destra, a sinistra, attraverso i rapporti con i livelli politici, attraverso le azioni di programmazione, attraverso la verifica e il confronto sulle cose da fare. Ma le cose sono tantissime, ed un'amministrazione seria, come riteniamo di essere, guarda alle cose da fare, non guarda a TikTok e a tutto il resto. Allora, la critica, ribadisco, se proprio ce la volete fare, fatecela quando abbiamo chiuso il quadro e ci dite, guardate, avete fatto uno sgorbio, avete fatto una cosa oscena, oppure avete fatto una cosa bella. Però io registro positivo oggi lo colgo, anche rispetto ad un orientamento di pensiero che fino a ieri era demagogico e che oggi invece ci viene riconosciuto, perché qualcuno ci ha detto che correttamente abbiamo fatto ricorso al TAR. Fino a ieri ci veniva detto che invece eravamo guerrafondai perché andavamo al TAR o perché facevamo le cause. Abbiamo fatto semplicemente tutelato i nostri diritti. Arriveremo probabilmente ad avere ragione, perché avevamo ragione, e spero che quelle somme, con altre che potrebbero arrivare da altri anni di finanziamento, ci consentano di fare le cose che abbiamo programmato con l'assessore allo sport, col delegato alle attività produttive, nella scuola, sulle politiche sociali e su tutti gli altri settori di competenza in cui ogni giorno quotidianamente interveniamo ed agiamo. Date la pazienza però, insomma, di avere anche un atteggiamento collaborativo. Cioè, che ci venite a dire? Ritiratevi la proposta, ma lasciateci fare. Quando abbiamo speso 1 milione di euro per fare 5 campi da paddle, allora è giusto il consigliere Capuano ci venga a dire, ma voi 5 campi da paddle, e magari non c'è nessuno dentro, non lo so, ma non è così, oggi non c'è niente di tutto questo, quindi fate una critica sul niente, sul vuoto, sull'inesistente. Andiamo, spiegato, e spero di essere, come tutti gli altri che sono intervenuti, esaustivo sul punto, fatto questo atto in una logica di propedeuticità rispetto a un piano di assestamento e di adeguamento e di miglioramento e di implementazione di quel centro che è necessario. Punto. Quanto li spenderemo? Se li spenderemo, vedrete come li spenderemo, come abbiamo fatto fino ad oggi rispetto a tutte le altre cose. Veramente la trovo sterile come iniziativa. Grazie, Presidente. No, io non replico a quello che ha detto il sindaco, perché di concreto ho sentito ben poco, e principalmente filosofia. Qui io non vengo a fare filosofia, altrimenti preferirei fare tutt'altro. Però due appunti li faccio. 4 campi da padolo non è multidisciplinare. Valutateci per quello che faremo alla fine, quello non spetta a noi, quando i giochi ormai sono fatti, noi dobbiamo cercare in modo di interagire con voi per ragionare sulle cose. Alla fine spetta ad altri valutare il vostro operato, non di certo a noi. Quello che fate quotidianamente è quello che dovete fare, perché siete stati chiamati per farlo. È inutile che venite sempre qui e dite che fate, fate, fate. È quello che dovete fare. È come se io adesso torno a casa, mio figlio che ha studiato, gli devo dire bravo. No, è il suo dovere. È il dovere vostro. Quello che voi fate quotidianamente, che io non posso naturalmente in questo momento valutare, io voglio dire semplicemente che quello che fate è quello che dovete fare, perché siete stati chiamati in causa dal popolo, dalla gente per farlo. La gente ha scelto voi affinché facciate quello che fate. È inutile che venite sempre qui e rinfacciate che facciamo questo, facciamo quest'altro. È il vostro dovere, non è il nostro. Il nostro è quello di venire qui in consiglio, cioè nella massima assise comunale, e discutere delle questioni. Dal nostro punto di vista abbiamo espresso il nostro parere su quella questione. A voi vi è dato fastidio? A voi vi è piaciuto? Questo a me non importa. Noi siamo venuti qua e abbiamo espresso il nostro parere. Il parere che oggi noi portiamo qui non è il parere solo di noi quattro, ma noi parliamo in mezzo alla gente e sentiamo quello che la gente dice.
Non lo so se la gente che sentite voi vi abbia fatto un applauso perché avete deciso, e basta, ripeto, quella storia dell'intenzione, che avete deciso di fare 4 campi di padel. Se la gente che è vicino a voi vi ha detto che avete fatto bene, ben venga. Noi vi abbiamo portato la rappresentanza popolare della gente con cui abbiamo parlato, che ci ha espresso il dissapore dalla lettura di questa delibera, che oltretutto è stata pubblicata pochi giorni prima di Natale, quindi ci è resa anche in un periodo complicato, quando in realtà era stata scritta 2 mesi prima. Però va bene, avete tante cose da fare, per cui non riuscite a pubblicare, alcune volte vi dimenticate anche di pubblicare alcune cose, no? Poi noi ve lo facciamo notare e correte subito ai ripari. Però questo è quel Facebook che a voi dà fastidio, perché è il nostro modo di raccontare le cose alle persone. Come voi utilizzate tanta stampa, giusto? Migliaia e migliaia di euro. È inutile che sto qui a elencare tutte le migliaia di euro che utilizzate annualmente per pubblicizzare. Noi lo facciamo con uno strumento che non comporta spesa. E se qualcosa è fatta male, ditecelo. Come ha fatto il vice sindaco? Il vice sindaco è venuto un giorno qui e ha portato all'ordine del giorno la nostra pagina Facebook, quella per cui lei, sindaco, in questo momento sta criticando. Invece il vice sindaco è venuto qui, e se devo essere sincero e onesto, apprezzo anche che il vice sindaco è venuto qui e ha discusso di quella cosa, perché abbiamo fatto in modo tale di discutere di qualcosa di concreto, mentre lei sta semplicemente denigrando quello che noi pubblichiamo sui social. Mentre, per esempio, consigliere, però manteniamoci sull'argomento, non usciamo fuori. Ma io sto rispondendo a TikTok. Alimentiamo polemiche. TikTok l'ho detto io. Presidente, TikTok l'ho detto. No, sto domandando TikTok, che io non so manco cosa sia. L'ho detto io. Perché allora nel frattempo al sindaco non ha detto che usciva fuori tema quando ho detto TikTok? Mi risponda. Stava spiegando cosa? Qualcosa che riguardava quello di cui stavamo discutendo adesso. No, mi risponda adesso, sì, perché lei mi ha detto che io mi devo fare di cosa? Sì, stavo discutendo. Cosa c'entrava la nostra pagina quello. Facebook con quello, con i 4 campi di conclude, padel? Conclude, dai. No, Presidente, si fermi un attimo. Lei mi ha detto, io non sopporto più, se lei mi fa un'osservazione, per l'amor del cielo, mi deve spiegare perché me l'ha fatta. Lei mi ha impedito adesso di dire che sono uscito fuori tema. Sì, ma per evitare polemiche ogni volta, manteniamoci in argomento, non usciamo fuori dall'argomento. Stavo anche facendo un complimento al vice sindaco, che è venuto a discutere qui di argomenti che noi avevamo portato al coso, e sono onesto. Va bene, conclude, consigliere. Presidente, ma perché non mi risponde? Sì, no, conclude, dai. Allora, io mi voglio ricollegare a quello che ha detto lei, le contrade, perché penso che lei ha la percezione di quelle che sono le delitti fatte dal 2021 in poi in tema di cassa e depositi e prestiti. Vorrei essere smentito adesso qui, perché con la somma di ulteriore 1 milione di euro noi arriviamo circa 2.400.000 euro. Una è un'intenzione, le altre sono già stati investiti. E se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, l'elenco delle vie sono 3, correggetemi se sbaglio, quelle altre delibere in cui si è approvato, le altre determine in cui si è approvato cassa, depositi e prestiti, riguardano sempre il centro cittadino. Correggimi, Presidente, se sbaglio. Certo. Anche quegli altri mutui hanno riguardato il centro cittadino. E io concludo con una domanda. E le contrade? Le contrade? Scusa, consigliere. Le contrade sono in fase di progettazione, progetti importanti, e ovviamente man mano che superano i vari livelli di progettazione con l'acquisizione dei pareri e nulla osta, e ovviamente poi ci va individuata la fonte di finanziamento qual è. Prego, consigliere Miano. Buonasera a tutti, io volevo fare solo un piccolo intervento in merito a quello che è la contrade, le contrade del Comune di Rocca d'Aspide. Volevo dire questo, diciamo che forse in ordine cronologico quelle che sono le scadenze è chiaro che dipende anche da quelle che sono le linee di finanziamento. Magari il centro cittadino ha avuto in questo periodo maggiori interventi rispetto a quelle che sono le contrade, ma è semplicemente un caso. E voglio precisare che noi, io il sottoscritto insieme all'amministrazione, non ci dimentichiamo di quelle che sono le esigenze delle contrade, e in particolare voglio fare riferimento soprattutto alla mia contrada Fonte, che in questi mesi ha comunque avuto grandissima importanza in tema di sicurezza. L'autovelox è uno di quelli che
da tempo si parlava per, in ambito di sicurezza e per il controllo della velocità su quelle strade che da tempo subiva comunque dei rischi importantissimi. E ritornando in ambito sportivo, non è da ultimo, già da qualche mese stiamo già organizzando e programmando quello che è un intervento importante per quello che è il campo da calcio, calcetto lì a Fonte, magari valutando linee di finanziamento che possono essere statali, sovrastatali, ma anche, perché no, anche interventi di messa in sicurezza e adeguamento di un impianto sportivo importante anche attraverso un indebitamento delle casse comunali, anche perché, ripeto, le esigenze delle contrade sono tante, ma non solo Fonte, anche Caretiello sta programmando in ambito sportivo quello che è una diversificazione rispetto al solo calcio, al padel, per dare, come dire, un'ampia scelta ai cittadini e ai ragazzi di Rocca d'Aspide dove poter usufruire di più impianti sportivi. Non da ultimo anche il palazzetto a Fonte. Non solo, diciamo, le scuole elementari, la rete fognaria, e non da ultimo è stata pubblicata anche quello che è, per fortuna, il finanziamento della progettazione di un'importantissima opera che Fonte stava aspettando già da tempo, che è quella della pista ciclabile, rimanendo sempre in ambito sportivo. Quindi io non credo che le frazioni sono dimenticate, anzi sono sempre sotto la nostra lente di ingrandimento, ma non solo Fonte, ma anche Tempalta, Caretiello, Doglie, per quanto riguarda l'arredo urbano, insieme, diciamo, l'area, il settore urbanistico sta intervenendo anche da questo punto di vista per attenzionare e mettere, come dire, a disposizione dei cittadini delle importanti opere. Quindi io non sono d'accordo sul fatto che le contrade vengano dimenticate e vengono messe in secondo piano, anzi, sono attenzionate da noi tutti i giorni. Io, magari sono prioritari altri interventi, ma semplicemente per una questione cronologica di questo purtroppo non dipende da noi, ma dipende semplicemente da quello che viene pubblicato da parte della regione e comunque dalla comunità europea. Grazie. Altri interventi? Con altri interventi, altrimenti passiamo a votazione. Piccola precisione. Sì. Allora, solo per dire questo, cioè quando si parla di un mutuo a carico dei cittadini per fare 4 campi da padel, questo c'è scritto, noi leggiamo e leggiamo questo. Poi vediamo che di mutui a carico dei cittadini ce ne sono altri in corso, c'è Perillo, c'è via Galardi, c'è il parcheggio sotto il cimitero, ci sono tanti altri mutui in corso a carico dei cittadini. È chiaro che un poco di noi facciamo, il sindaco ha detto, noi l'amministrazione fateci fare l'opposizione, cioè che cosa deve fare l'opposizione se non evidenziare queste cose? Il comune non è che abbia questa grande capacità di indebitamento, e le cose si fanno semplici a carico dei cittadini, si fa cassa depositi e prestiti, si ha il mutuo e si fa benissimo, ma quando c'è la capacità, prima o poi questa capacità viene meno, e allora noi come opposizione non vogliamo fare altro che sollevare la questione e dire è proprio necessario questo mutuo a carico dei cittadini, poi non si farà col mutuo a carico dei cittadini e noi ci sta bene. E noi ci sta bene, però c'è scritto, ma nella delibera, sindaco, che c'è scritto? Noi leggiamo la delibera e leggiamo mutuo a carico dei cittadini, punto. No, allora ditelo tra virgolette, però non si sa, va bene? Ditelo tra virgolette, però può essere che vinciamo e superiamo la lotta. Cioè il mutuo. Il mutuo è chiaro che non c'è, però l'intenzione del comune è scritta in una delibera. Quando l'avete scritta, allora noi leggiamo e diciamo questi vogliono fare un mutuo, allora dobbiamo prima aspettare che lo fate, prima di sollevare il problema. Noi vogliamo sollevarlo prima, perché secondo noi è un errore farlo, secondo noi. Poi chiaramente non è un problema. Anche perché posso solo giusto. Allora sì, consigliere, lei ha proposto, quindi può concludere, però avviamoci a conclusione altrimenti. No, vabbè.
Certamente siamo al primo stadio di intervento, quindi parliamo del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Consigliere, ma solo una cosa, visto che voleva intervenire pure il vice sindaco, se lei vuole concludere, la parola. Non era una conclusione, era giusto una cosa per inserirmi un attimo in questo discorso. Lo dico alla fine, se no... Visto che lei ha fatto, ha proposto, chiude lei, ok? Vabbè, sì. Esatto, concluderei, chiuderei la mozione. Prego, vice sindaco. Devo ribadire ancora una volta che forse non sono stato chiaro o non volete recepire. Vi ho detto qual è il motivo che abbiamo approvato quella delibera: per espropriare il terreno e per avviare la procedura per la variante urbanistica. Perché se arriva quel finanziamento siamo costretti a fare il campo dove attualmente è il parcheggio. Quindi non c'è scritto di assumere il mutuo con la Cassa Depositi, c'è scritto intenzione dell'amministrazione. Quindi bisognava approvare per forza quella delibera per avviare la procedura di esproprio. Poi ho sentito ripetere sui costi dell'opera, quasi facendo capire, come al solito, la minoranza, che ci sono dubbi. Non lo so, se ci sono dubbi, mettete in dubbio la validità del progetto. Fatecelo sapere, perché contestiamo pure noi, il progettista, se ci sono cose artefatte. Però non potete ogni volta paventare dubbi. Parlate sempre di mutui. Ma quando li abbiamo assunti questi mutui, voi vi siete astenuti, non avete votato contro. Allora voi volete che, per quanto riguarda la riqualificazione di via Perillo, non bisogna farla, ma lo dovevate dire, non dovete fare allusione. Siete venuti in consiglio a porre il problema se si fa la RSA e... facendo la RSA non c'è più il parcheggio dove atterra l'elicottero. Abbiamo provveduto a trovare l'area per far parcheggiare l'elicottero. Chiaramente per fare l'opera bisogna assumere il mutuo. Vi siete astenuti. Oggi venite a dire che facciamo mutui. Abbiamo fatto il mutuo per via Galardi, ma veramente quella zona deve rimanere così da anni abbandonata, con delle strade che fanno pietà. Dobbiamo provvedere. Lo Stato ha previsto i mutui proprio per venire incontro ai comuni che hanno la possibilità di assumerli, e noi abbiamo una forte capacità di assunzione di mutui in quanto l'amministrazione è corretta ed efficiente. Voglio solo ricordarvi che noi nel 2005 i mutui che pagava il comune di Rocca d'Aspi erano 660.000 euro l'anno. 2005. La spesa complessiva annua per il 2002 è stata di 528.306 euro. 2022. A questa va detratta la somma di 64.450 che ci rimborsa l'ASIS perché abbiamo ceduto la gestione, e la regione per la legge 51 ci sta versando, 2022 ci ha versato 199.000 euro. Quindi la spesa totale che abbiamo versato per la Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del bilancio del comune è stata di 264.000 euro contro i 660 del 2005. Questa è la cosa. Se vogliamo parlare, dobbiamo parlare con i fatti. E voi dite che siamo stati eletti, la popolazione ha scelto noi. E se ha scelto noi, dobbiamo amministrare noi. Voi invece ci volete imporre di farci amministrare da voi, secondo le vostre scelte, le vostre cose. Noi amministriamo secondo la volontà che abbiamo avuto dal popolo. Quindi andiamo avanti su questa cosa. Quindi piano triennale, le opere pubbliche previste per il centro abitato e per le zone rurali, le zone rurali penso che sono 4-5 volte superiori a quelle che si vanno a spendere per il centro abitato. Sono previste le fognature.
è stato previsto l'edificio di Doglia che è stato completamente finanziato per 2 miliardi e 100. Adesso avvieremo per un altro edificio scolastico, la pista ciclabile a Fonte, il campetto a Serre, altre, ma una serie infinita di cose. Ma scusate, ma come li fate i conti? Volete fare solo una politica spicciola per dividere e ritornare alle divisioni campagna e paese? Non attacca, non serve. Poi, Presidente, tu sei eccezionale come Presidente, però noi all'ordine del giorno avevamo solo di la revoca di questa delibera. Invece si è divagato, sei stato troppo gentile, hai dato troppo facoltà. Abbiamo discusso. Sì. Però dobbiamo rientrare nei limiti e amministrare il comune, non fare pettegolezzi e fare cose che chi segue dice ma è in un consiglio comunale o in una scuola materna. Questa è la cosa. Grazie. Prego, consigliere, ma concluda. Sì. Infatti l'argomento era sullo sport, quindi torniamo allo sport. È chiaro, giusto per inciso sulla questione dei mutui, che conosciamo la normativa che regola i bilanci comunali, quindi sappiamo che i mutui, cioè che un comune ha la possibilità di indebitarsi e fare dei mutui per garantire dei servizi ai cittadini, chiaramente. Quindi il problema è che, diciamo, come diceva il consigliere comunale, il comune ha comunque il consigliere comunale Capuano, scusate, un comune ha comunque una certa possibilità di indebitamento, quindi sarebbe giusto fare questi mutui nel nostro modo di vedere. Noi qui chiaramente, cioè, rappresentiamo un'idea alternativa, mi sembra ovvio, siamo l'opposizione, vabbè, meno male, ma infatti su questo concordiamo, l'abbiamo sempre detto che meno male. E d'altronde noi qui rappresentiamo comunque una parte della popolazione che ha, diciamo, un modo di vedere la cosa pubblica diversa, e quindi come voi fate il vostro ruolo, anche noi facciamo il nostro. Comunque, ritornando alla questione dei campi da padel, quindi noi quello che criticavamo, insomma, con cui non ci troviamo d'accordo, è appunto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che serve, come avete specificato tutti, per partire con gli espropri. Ora, quindi, in ogni caso noi prendiamo atto del fatto che si andranno ad espropriare comunque 9.400 metri quadri, e che se verrà fatto il finanziamento, praticamente uno di questi campi verrà finanziato e starà nel terreno, diciamo, espropriato, per cui poi si procederà a fare comunque quelle altre strutture. Cioè, quello che noi riteniamo eccessivo, tra l'altro anche per rispondere all'assessore allo sport, non è che noi non vogliamo che i ragazzi non giochino a padel, questo mi sembra giusto, sappiamo anche di varie persone che vanno a praticare il padel fuori Rocca, però appunto, come ha sottolineato anche l'assessore allo sport, ad Agropoli per esempio ce ne sono 2, non ce ne sono 4, però questa è una scelta politica. Noi qui abbiamo contestato chiaramente la scelta politica prima che si ricorra a fare un mutuo, perché noi non concordiamo, diciamo, con questo modus operandi. È chiaro che quindi l'esproprio verrà comunque fatto, questa è l'intenzione, insomma, poi ovviamente di questa cosa ne dovremmo sicuramente ridiscutere anche per gli espropri. Quindi, cioè, alla fine un terreno enorme comunque verrà espropriato per farci alla fine 4 campi, di cui uno probabilmente a finanziamento e gli altri no. Noi ovviamente siamo contrari a questa cosa, per cui abbiamo proposto, diciamo, di revocare la proposta di deliberazione. Abbiamo criticato quello che è un'intenzione, cioè un'idea politica dell'amministrazione. Tutto qua. Quindi passiamo a votazione. Basta. Quindi passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole? Chi è favorevole? Quindi 4 favorevole. Chi è contrario? Quindi 7 contrari. La mozione è respinta. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: centro per anziani, mozione, argomento iscritto a richiesta del gruppo consiliare Direzione Futura. Chi è che relaziona? Consigliere De Matteis, prego. Sì, premessa di questa mozione è che, forse l'è stato già sottolineato prima, il ruolo delle associazioni è fondamentale per questo Paese. Le associazioni sono, e lo sono ormai da anni,
il cuore pulsante del nostro paese, e ci uniamo anche noi forse ai complimenti già fatti dal sindaco prima, per esempio per la festa che c'è stata a Serra, a Doglia, durante le festività natalizie, che con pochi euro sono riusciti a costruire grandi eventi. Quindi ai complimenti ci aggiungiamo tutti quanti noi, perché hanno fatto delle belle cose nelle contrade, come l'abbiamo fatto già in passato anche per il Forum dei Giovani. Perché abbiamo presentato questa mozione? Innanzitutto l'Associazione degli Anziani di Rocca d'Aspide opera sul territorio ormai da anni e in maniera molto positiva, quindi una serie di iniziative a supporto e a favore degli anziani le abbiamo viste fatte in questi anni, quindi naturalmente tanto di complimenti anche sull'operato. Il problema dov'è? Il problema nasce che sia da quello che abbiamo sentito ormai da tempo dalla gente, sia dalla lettura attenta dell'albo petorio, notiamo che c'è un po' di confusione nella gestione di questo centro per anziani, e vi spiego anche il perché. Era ottobre del 2021, vado un po' indietro nel tempo, quando diverse persone per strada ci dicevano: ma il centro per anziani è aperto e chiuso, funziona o non funziona? Cioè, per strada si paventava un po' di perplessità se si potesse andare o non si potesse andare, la porta era chiusa, la porta era aperta. Cioè, c'erano dei dubbi sul funzionamento, se ancora fosse attivo oppure no. Motivo per cui, in data di ottobre 2021, presentiamo un'istanza di accesso agli atti all'allora responsabile del piano di zona, nonché responsabile dei servizi sociali, attualmente in pensione, alla quale proprio facciamo una richiesta di accesso atti in cui chiediamo quello che la gente ci domandava. Chiediamo una serie di informazioni sul funzionamento, cioè chiediamo sostanzialmente: c'è un'associazione che lo gestisce? Esiste un presidente che ha la responsabilità della gestione di questo centro per anziani? Sappiamo quali sono gli orari, quali sono le attività, le spese all'interno? Perché naturalmente vederlo sempre chiuso e sapere di fatto che c'è un contratto di fitto, ci sono delle spese ulteriori di utenze, bisognava capire realmente il funzionamento. La dottoressa all'epoca ci risponde, la risposta ci lascia un pochettino perplessi. Si precisa che il centro anziani, aggregazione anziani, è autogestito dagli anziani che lo frequentano. Cioè, in data 2 novembre 2021, la dottoressa ci risponde nero su bianco che non esiste un'associazione affidataria di quel centro, cioè il centro per cui noi abbiamo speso in questi anni diversi migliaia di euro lo abbiamo lasciato all'autogestione, che dal nostro punto di vista, per carità, può essere pure, l'avete scelto voi, va bene così, però da un punto di vista di gestione noi l'abbiamo posta la domanda, perché prima o poi il problema sarebbe arrivato. Cioè, se non c'è un'associazione che porta il rendiconto delle situazioni, come se c'è flusso di gente, se non c'è flusso di gente, sostanzialmente se non c'è un'associazione affidataria di quel locale, poteva succedere il problema. Noi abbiamo acceso i riflettori già all'epoca, l'abbiamo fatto prima, come al solito, noi lo facciamo sempre prima. Noi purtroppo abbiamo il difetto di non farle dopo le cose, le accendiamo sempre prima. Poi sta a voi valutare, è giusto o è sbagliato, come abbiamo fatto prima per i campi di padel. All'epoca lo facemmo con questa istanza di accesso agli atti, dove di fatto ci dice non c'è nessuna associazione affidataria. Siamo andati avanti nel tempo, la problematica persisteva, ma nonostante le nostre segnalazioni, arriviamo ad agosto, fine agosto, primi di settembre, la data della delibera, adesso non ce l'ho davanti, in cui, nonostante avessimo acceso i riflettori sulla questione, si deliberava il rinnovo di contratto. Rinnovo di contratto che si reinoltrava sulla base di un ritenuto di dover rinnovare. Però non c'è una spesa. Voi aprite la delibera la numero 192, quindi 192 del 29/8/2022, si dice ritenuto di dover rinnovare, ma non si fa riferimento a nulla, nemmeno purtroppo a quello che noi avevamo chiesto all'inizio, cioè un anno e mezzo fa. Ritenuto di dover rinnovare e non si fa nemmeno in questo caso riferimento all'associazione, quindi di fatto l'associazione non esiste. Questo dal mio e dal nostro punto di vista è un problema, perché se di fatto c'è un'associazione che gestisce, è peccato non tutelarla con una delibera di affidamento. Perché di fronte a un problema poi, il problema deve affrontare chi si trova in quel momento lì,
e senza un'associazione affidataria noi mettiamo in difficoltà, già le associazioni faticano, noi senza una delibera di affidamento possiamo creare una difficoltà a chi gestisce, a chi di fatto gestisce, a chi di fatto si trova quotidianamente nell'eventuale gestione delle situazioni. Quindi nemmeno in questa delibera si fa riferimento. Che succede? Succede di fatto che noi cerchiamo di aprire anche l'albo petorio, ma l'amministrazione trasparente, anche il sito vecchio della pagina istituzione Rocca d'Aspide, ma mentre nel sito vecchio alla sezione associazioni città di Rocca d'Aspide risultano alcune associazioni, ma non risulta quella in questione, non risulta nemmeno sulla pagina istituzionale attuale. Quindi nessun affidamento. Arriviamo al dunque, perché poi di fatto il problema lo evidenziamo anche nell'ultima delibera. Nell'ultima delibera, finalmente, noi l'avevamo detto un anno e mezzo prima, ma finalmente nell'ultima delibera, che avviene circa un mese, 40 giorni dopo quella del rinnovo, l'amministrazione fa un passo indietro e dice: siccome ci è pervenuta una lettera del presidente dell'associazione, abbiamo capito che lì non ci va nessuno. Anziani da tempo, c'è scritto, quindi è pure precisato che da tempo non frequentano. Noi l'avevamo detto un anno e mezzo prima, avevamo acceso i riflettori un anno e mezzo prima, ad agosto, quindi dopo un anno, si rinnova nonostante tutto il contratto, poi dopo 40 giorni l'amministrazione ci ripensa e torna indietro. Torna indietro, annulla il contratto con una nuova valutazione delle situazioni. Questa delibera, trasferimento sede centro per anziani di Rocca d'Aspide, presenta per la prima volta per il nome di un'associazione, perché ripeto, e torno a quello che aveva detto la responsabile all'epoca, si parla di autogestione, non si può, è concettualmente poco accettabile l'idea che un locale per cui spendiamo migliaia e migliaia di euro annualmente si dia all'autogestione, ma è fondamentale affidarlo a qualcuno, anche perché poi di fronte a un problema c'è qualcuno con cui relazionarsi. Questa delibera numero 262 porta intrinseci anche degli errori, motivo per cui la porto alla vostra attenzione, perché di fatto si legge: vista la nota del 24 ottobre del presidente dell'associazione, il quale presidente dell'associazione, qui penso che sia un errore di battitura, si dice: si chiede nel contempo di trasferire la sede dell'associazione da via Mazzini alla via Rovitelle, contrada Fonte. Penso che sia un errore di scrittura sul testo, perché naturalmente il presidente non può chiedere di trasferire la sua sede dell'associazione da una parte all'altra, in via Mazzini, dove ufficialmente non esiste nemmeno una carta di affidamento, ad un'altra, perché questo lo decise il presidente con la propria assemblea. Quindi si fa un'assemblea di associazione per deliberare lo spostamento. Non è che il presidente dell'associazione chiede di trasferire la sua sede di associazione. Questo immagino che è stato un errore vostro, per cui secondo me è un errore, va corretto, perché non può l'amministrazione decidere il trasferimento di un'associazione, ma può al massimo decidere il trasferimento del centro di aggregazione da un locale all'altro per la quale l'amministrazione, scusate, il comune paga tot al mese. C'è anche un altro errore, non da poco, perché? Perché di fatto se io devo fare riferimento comunque all'associazione, al di là che non esiste nessuna carta di affidamento, lo devo fare in maniera precisa, cioè non può una delibera contenere il nome di un'associazione senza nemmeno un codice fiscale identificativo di quell'associazione, oltretutto scritta sbagliata, perché sempre nella vista c'è scritto dell'associazione culturale anziani Rocca d'Aspide. Reperendo gli atti sempre in albo petorio, ho notato che quando il presidente scrive, non scrive associazione culturale, ma scrive APS, cioè associazione di promozione sociale, che non è un'associazione culturale, sono due concetti completamente diversi. Questo perché le dico? Perché di fatto non è mai stata affidata. Poi di più, nell'unica delibera dove finalmente si legge il nome di un'associazione è scritta pure male. E di fronte a un problema è scritta male, perché fin tanto nessuno se ne accorge, non fa niente, è un errore di scrittura. Ma se succede un problema, questo è l'unico atto che voi avete firmato dove sono riportate queste cose. Per cui, al di là di tutto, secondo me occorrerebbe anche delle correzioni sulla delibera stessa. Ma detto questo, motivo per cui porto all'attenzione, si è generata confusione. All'epoca ci è stato detto che è autogestito, qui si parla di trasferimento. Nel frattempo, per fortuna, l'associazione ha continuato la sua attività e si è in autonomia trasferito.
si è trasferita in autonomia presso un locale a Fonte e ha continuato la sua attività. Ora, tenendo conto che giustamente nella delibera avete scritto che avete demandato gli uffici competenti ad individuare dei locali idonei per prezzo e per tipologia, visto che, e noi l'avevamo detto all'inizio, visto che non esiste un regolamento, perché se avessimo avuto un regolamento, se avessimo avuto un regolamento di gestione, come tanti comuni ce l'hanno, come ce l'hanno anche tanti comuni per la pagina Facebook, ce l'hanno anche per il centro di aggregazione anziani, se avessimo avuto un regolamento e se avessimo fatto un bando, una manifestazione di interesse, non per forza un bando, perché il bando burocraticamente è più lungo, meno una manifestazione di interesse per mettere le carte a posto e consentire prima di tutto burocraticamente che le cose filino lisce, anche per tutela e soprattutto per tutela dell'attività di un'associazione che ha ben operato in questi anni, ma al tempo stesso per fare in modo tale che non ci sia un'autogestione di un locale, perché di fronte a un problema sapevamo già come affrontarlo, invece si è arrivati a conoscenza che con notevole ritardo. Motivo per cui abbiamo proposto l'indirizzo alla Giunta affinché la Giunta potesse intervenire sulla questione e quindi commissione regolamenti e manifestazione di interesse da indirizzare alle rispettive commissioni e uffici pertinenza. Ci sono altri interventi? Nessuno? Quindi ci abbiamo a votazione. Chi è favorevole? 4 favorevoli. Chi è contrario? 7 contrari, quindi la mozione è respinta. Ultimo argomento all'ordine del giorno, quindi il consiglio è concluso alle ore 20:07.